Siamo ad Asso, nella storica pasticceria Pedra Bissi, nel cuore del vecchio borgo di Asso, e siamo con Andrea Cisternino, rinomato fotografo di moda, brianzolo di Pontelambro, che però risiede abitualmente a Kiev in Ucraina, però in questo periodo in Italia, e spiegheremo anche questo soggiorno italiano molto importante e contrassegnato da numerosi appuntamenti anche su varie reti televisive e su alcuni organi di informazione. Animalista convinto, Andrea è da tempo impegnato in quest'opera di tutela, di salvataggio, di protezione dei branchi di cani randagi che in Ucraina sono colpiti ripetutamente da azioni selvagge, disumane, per cancellarne la presenza. Una azione che si è resa particolarmente intensa in occasione degli europei di calcio. Allora, vogliamo spiegare cosa sta succedendo in Ucraina, questo fenomeno diffuso del randagismo e queste azioni veramente pesanti, disumane, di cancellarne la presenza. Ma diciamo che in Ucraina c'è un problema grosso che è il randagismo di animali, cani, gatti, che c'è da decenni. Chiaramente non è un problema che è nato adesso con gli europei. Però nel 2009 l'Ucraina venne insignita dell'onore di realizzare questi europei 2012 di calcio con la Polonia, che tra l'altro sono iniziati ieri, e quindi dovettero iniziare una pulizia delle città da parte dei cani, perché la UEFA chiese perlomeno vide delle fotografie di animali che venivano uccisi, disse che la UEFA non tollerava queste uccisioni di questi animali, però durante queste partite nelle città dove si sarebbero svolte queste partite per Euro 2012 in Ucraina, quindi Donetsk, Kiev, Lviv, Leopoli, non doveva esserci in alcun modo nessun randagio in giro. È chiaro che se tu fai una dichiarazione del genere in una nazione che non ha mai risolto questo problema e che non ha le strutture dove mettere questi animali, perché chiaramente non l'hanno risolto, i cani si sono anche moltiplicati, non dai solo il modo di scegliere praticamente una via violenta per far sparire questi animali, perché se tu come UEFA pretendi di farli sterilizzare, però i cani sterilizzati vengono rimessi in strada, quindi tu te ce li hai ancora in strada. Quindi questo Martin Kallen, dirigente UEFA, fece questa dichiarazione inopportuna, e secondo me, ed è quello che io continuo a sostenere da 2 anni a questa parte, diede il via a delle uccisioni, quindi costrinse praticamente il governo ucraino a ripulire queste città, e l'unica maniera per ripulire era quella di ammazzare questi animali. Purtroppo questi animali sono stati ammazzati e vengono tuttora uccisi in maniere violente, perché vengono ammazzati a bastonate, vengono avvelenati, vengono buttati dentro dei forni crematori mobili, addirittura i volontari mi dicevano che vengono buttati dentro vivi, quindi non come dicono loro che sono morti, e poi anche nelle regioni di Donetsk venivano presi questi animali narcotizzati, buttati dentro delle fosse comuni e poi coperti col cemento, quindi questi animali erano ancora vivi, non erano morti. Quindi è chiaro che è una violenza disumana, è una violenza allucinante su questi animali. Chiaramente parliamo anche di gatti, però i gatti, io documento molti cani, sto cercando di salvarne il più possibile, però purtroppo, come è successo l'altro giorno, un cane randagio che io ho salvato per il rotto della cuffia, proprio per un secondo, l'altro giorno, prima di partire per Kiev, l'hanno avvelenato, quindi non è servito a niente salvare questo cane che si chiamava Lucy. E quindi stanno facendo questa pulizia allucinante di questi animali, e quindi io dico comunque è in colpo la UEFA di avere delle colpe in questa strage, in questa situazione, anche se la UEFA tutt'oggi non si fa sentire. Quindi la UEFA ha fatto dei comunicati quando ha incominciato a sentire queste pressioni, dicendo noi abbiamo fatto tutto il possibile
e abbiamo stanziato dei soldi. Ok, allora io chiedo continuamente alla UEFA, io ho anche scritto alla UEFA e chiaramente non hanno risposto, dicendo va bene, voi fate questi comunicati, ma voi dovete dire cosa avete fatto e cosa avete stanziato. Qui hanno sterminato un branco di randagi, tutti avvelenati, questi sono due, oltretutto già come sono messi fa venire l'orrore di tutto quanto. Questi sono due randagi che hanno avvelenato qui. Vieni, fai vedere, sotto qua ce n'è un altro. Ecco, volevo dire Andrea, quest'opera di sensibilizzazione, di informazione a livello internazionale che Andrea ha avviato su diversi fronti, ha già portato a qualche risultato di arginare, bloccare, fermare questa azione terribilmente violenta che è stata prima rapidamente descritta? Ma diciamo che io sono riuscito a bloccare delle stragi concordate anche dal comune di Kiev, e noi abbiamo saputo che dovevano arrivare dei camion con dentro dei pezzi di pollo avvelenato da distribuire ai vari randagi, e quindi secondo me continuando a parlarne al di fuori, perché i volontari mi chiedono questo, parlane al di fuori perché se ne parliamo noi al di dentro l'Ucraina non serve a niente perché ce ne ammazzano di più. Quindi il mio compito è quello di parlare anche a nome di questi volontari di strada, che oltretutto sono delle persone che gestiscono i cani, perché i cani che vengono ammazzati e i gatti non sono i gatti, quelli delle strutture, sono quelli di strada. Quindi c'è questo fenomeno di questi branchi di randagi e di gatti che vivono insieme anche ai randagi, cani, che vengono gestiti da persone, che io chiamo volontari di strada, che sono persone che praticamente vengono picchiate, vengono mandate in ospedale, donne e uomini, vengono sparate, e addirittura uno dei volontari di strada che io conosco un mese fa ha tentato di accoltellarlo e gli hanno detto che avrebbero ammazzato tutti i suoi cani, lui ne gestisce 40, una volontaria che si chiama Lina gestisce 80 cani, è stata picchiata brutalmente, hanno tentato anche di ammazzarla e nessuno ha fatto niente. Quindi adesso l'unica maniera che ho per arginare questa situazione è quella di sto collaborando con l'ambasciata italiana a Kiev, con l'ambasciatore Fabrizio Romano e l'onorevole Frattini, quindi anche a livello politico sto cercando di entrare, e dopo un anno e mezzo sono riuscito ad avere finalmente, sono riuscito a parlare col vice ministro ucraino dell'ecologia Igor Wildman, che chiaramente scendeva dalle nuvole, lui non sapeva niente, perché loro non sanno mai niente di quello che succede, poi sono loro stessi che danno questi ordini, e praticamente lui mi ha chiesto due cose molto importanti. Prima, di entrare in una commissione ucraina per cambiare la legge del 2006 sul maltrattamento degli animali, una legge che oltretutto vieta l'avvelenamento. Quindi è una legge del 2006, paragrafo 17, che vieta l'avvelenamento degli animali, però gli animali vengono puntualmente avvelenati tutti i giorni e nessuno è mai stato preso. Quindi entrerò a far parte di questa commissione e praticamente io avrò voce in capitolo nel cambiamento di questa legge ucraina. Questa è una bella vittoria, se manterranno poi la parola. E poi mi hanno promesso che due ministri e il capo della polizia parleranno con questi volontari di strada, perché io ho detto sono cittadini ucraini e devono essere tutelati, e loro racconteranno la loro storia finalmente e vedremo cosa succederà. Sono le uniche cose che posso fare per cercare di arginare questo disastro. E qui siamo in un cimitero diciamo statale, un cimitero pubblico, e abbiamo parlato del fatto dei cani che stanno nei cimiteri, che viene dato l'ordine di ammazzarli, e niente, quindi ce n'è uno. Allora, questo qui è un cane che viveva in questo cimitero, e lui fa parte di un gruppo di 5 adulti e 3 cuccioli, di una volontaria che veniva qua a dargli da mangiare. Praticamente loro girano, poi magari vanno anche fuori, e niente, questa settimana praticamente li hanno uccisi tutti a uno, lui era l'ultimo, e hanno ucciso anche questo. Quindi questo cane ha un anno e mezzo circa, e niente, è stato avvelenato anche lui,
E quindi andiamo avanti così, nonostante tutto quello che viene detto. Adesso anche la principessa e il responsabile UEFA ucraino hanno detto che era finito tutto, e invece, guardate, io, tutte le volte che dicono che finiscono le cose, io sono qui a documentare queste. Una cosa importante è che questi cani hanno il collare rosso, quindi vuol dire che sono cani sterilizzati, quindi è inutile che continuano a dire che non vogliono sterilizzare i cani, perché stanno ammazzando anche i cani sterilizzati. Questo è un cucciolo, era vicino alla sua casetta, quindi aveva anche il suo mangiare, e in un bosco non dà a chi dà fastidio questo cane. Per quanto riguarda l'Italia, come è stata accolta questa campagna di sensibilizzazione, di informazione? Vi sono state autorevoli adesioni, vi sono state adesioni di realtà, di gruppi popolari, di gruppi di animalisti impegnati in difesa appunto di queste realtà? Sì, diciamo che i gruppi animalisti dopo la mia denuncia si sono fatti avanti un po' tutti. Io sono delegato OIPA da 6 mesi, OIPA Ucraina, e quindi la mia associazione è quella che porta avanti questo problema con me. E poi chiaramente si sono unite anche la LAV, l'EMPA, abbiamo fatto una grande manifestazione a Roma il 5 di maggio, dove a questa manifestazione ha partecipato anche Michela Brambilla, che io... Esatto, ex ministro, che si occupa di animali. Adesso ci sentiamo molto spesso tramite email, la tengo aggiornata. Ho conosciuto molti personaggi, da Panariello, Vermüller, a altri personaggi della televisione, alla Daniela Poggi, Paolo Limiti, eccetera, che sono molto sensibili a questo problema. Purtroppo le uniche persone che non sono sensibili a questo problema sono i calciatori. Quindi io ho scritto anche la FIGC tanto tempo fa raccontando quello che stava succedendo, ma non mi hanno mai risposto. La FIGC è completamente assente su questa situazione, quindi il presidente Abete è completamente assente. Lui disse che quando fu messo sotto pressione che il 5 di maggio lui sarebbe venuto a parlare per i cani ucraini in questa manifestazione, e non venne. E questa è una cosa molto brutta, perché io ho sempre detto anche alla FIGC che anche loro devono dare delle risposte, perché loro dissero che con la UEFA stavano facendo di tutto, anche loro devono dire cosa stanno facendo. La nazionale italiana è mancata completamente, nonostante sia stata interpellata più di una volta, sia la nazionale italiana che i calciatori, e hanno mancato completamente questa cosa. A loro probabilmente non interessa, e quindi adesso loro sono in Polonia, e quindi giocheranno questo europeo, ma non si sono mai fatti sentire, a parte i giocatori della Sampdoria, quelli della Regina, il portiere Sorrentino. Adesso mi hanno mandato delle foto i giocatori del Pescara, queste squadre qua, però è il Parma tramite Bow Boys, col quale io ho fatto un servizio, e io ho un blog all'interno di questo Bow Boys di Italia 1. Però i giocatori importanti, i senatori, da Buffon a Totti, non hanno mai voluto parlare di questo problema. Purtroppo il business è grosso, perché si calcola che la UEFA, hanno calcolato in Ucraina, guadagnerà 225 milioni di euro da questo europeo, i calciatori avranno un giro, le squadre nazionali, di circa 199 milioni di euro, e la UEFA ha detto che ha stanziato dei soldi nel 2009, 2010, vi dico io che stanziò 10.000 franchi svizzeri, quindi 8.000 euro, che è una cosa vergognosa, per costruire canili e sterilizzare cani. Con 8.000 euro si sterilizzano 270 cani, basta. E la cifra è questa. Dissero che la diedero questi soldi alla protezione animali SOS ucraina, ma la protezione animali SOS ucraina non esiste, è una persona privata che ha questa associazione, che ha un canile, che ha questa associazione. Quindi quello che poi alla fine vorrei è che la UEFA, continuo a dire e lo dirò finché finiranno questi europei, che Platini e la UEFA dicano effettivamente cosa hanno fatto in tutta questa storia. Questi sono tutti i cani che hanno ammazzato, e qui ci sono dei cani che stanno morendo. I veterinari non vengono, la polizia è qua dietro e non viene. Questo è quello che sta succedendo, andatelo a dire al ministro ucraino quello che sta succedendo. Andrea, a monte di questa situazione, all'origine, qual è la giustificazione che avanzano le autorità per una campagna così violenta, così cattiva, così selvaggia? In fondo sappiamo che questi animali, cani e gatti, non sono pericolosi,
non sono cattivi, non sono denutriti, perché anzi sono nutriti con simpatia, con affetto, penso da quei volontari di strada che Andrea poc'anzi ha richiamato. Quindi perché questa azione di toglierli dalla circolazione, di toglierli così spaventosamente e pesantemente dalla presenza nelle città e nei paesi? Perché probabilmente, cioè perché la UEFA disse che, praticamente non lo disse apertamente, ma quando tu dici non ci deve essere un randaggio in giro, vuol dire che devi pulire le città da questi randaggi, e quindi non lasciò altra scelta, come ho detto prima, al governo ucraino di fare questa pulizia di questi animali, che sono animali tra l'altro nutriti da questi volontari, e sono animali, anzi io alle volte dico ai volontari che secondo me sono anche troppo grassi, e sono animali che praticamente non fanno niente. Io vivo insieme a questi branchi, io tante volte vado dai volontari e mi vedo arrivare 50-80 cani randagi addosso, tutti cani randagi grossi tra l'altro, non sono cani piccoli, e devo dire che sono cani che giocano, che si rotolano, non fanno nessun male, perché chiaramente se il cane randagio tu lo nutri, gli dai da bere tutto quanto, non ha motivo di essere aggressivo. Poi ci può essere il cane che abbaia, quello chiaramente è la natura del cane, però diciamo che comunque il governo ucraino ha dovuto porre un problema, una risoluzione di un problema che ha sempre ignorato, e quindi praticamente ha dovuto avviare queste pulizie. Loro dicono, il governo ucraino oltretutto dice che quello che porto fuori io a livello di immagini e a livello di documentario è tutto falso. Il governo ucraino, quindi anche Yanukovych, dicono che praticamente io faccio tutto a computer, quindi sarei bravissimo, perché se riesco a fare questi documentari a computer io lavorerei a Hollywood, non farei neanche il fotografo di moda. Sono stato attaccato anche da un'associazione inglese che si chiama Nature Watch, che collabora col governo ucraino, e dissero che tutto quello che porto fuori io è falso. E io chiesi a questo direttore di questa associazione di contattarmi personalmente dando il mio numero di telefono, e sono praticamente 5 mesi che aspetto che mi chiamano. Quindi io ho tutto quello che io faccio vedere, sono cose fatte sulla mia pelle. Infatti io non accetto video e foto da nessun altro, perché il momento che come stanno facendo mi verranno addosso, praticamente dirò no, queste sono cose che ho filmato io, e questo è molto 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 importante. Ecco, volevo chiedere, questa campagna di sensibilizzazione, di attenzione che si è estesa a livello internazionale ed è partita in occasione, in coincidenza in particolare con gli europei di calcio, proseguirà anche oltre gli europei, andrà avanti anche dopo questo importante avvenimento sportivo agonistico a livello continentale? Sì, penso di sì, perché purtroppo quando hanno innescato questa situazione sono entrati a far parte di questa brutta storia anche i Dog Hunter. I Dog Hunter sono dei cacciatori di animali che praticamente si pensa che arrivino dalla Russia, e sono delle squadre che praticamente hanno il compito di ammazzare questi animali. Vengono ammazzati, loro hanno un sito che tradotto in italiano si chiama Eliminati i parassiti, che sarebbero poi i randagi, dove loro spiegano come ammazzare gli animali, dove trovare i branchi, addirittura danno delle mappe precise con le zone dove uno può trovare i branchi da ammazzare, e spiegano come fare i veleni, dove andarli a comprare, quando non intervengono loro direttamente. Adesso noi siamo in allerta perché sappiamo che si sono riuniti a Donetsk, perché stanno concordando una strategia per ammazzare questi cani, perché ormai purtroppo sono stati ammazzati migliaia di animali. Solo a Kiev l'anno scorso sono stati ammazzati 20.000 animali, e sto cercando di contrastare anche questi Dog Hunter. Adesso li ho denunciati al ministro, che anche questo non sapeva niente, perché loro non sanno mai niente di queste cose. E questi Dog Hunter sono delle persone molto pericolose. Io sono già sul loro sito, sono già segnalato da diverso tempo, hanno ripreso un mio articolo che feci per il Corriere della Sera, e dico che le cose continueranno, perché loro sotto questo articolo tradotto in russo hanno scritto
rivolto a me, è inutile che ti dai da fare, è inutile che fai quello che stai facendo, è inutile che fate e andate avanti con questa cosa. Quando si spegneranno i riflettori, quindi vuol dire Euro 2012, quello che noi dovremmo fare, faremo. Però purtroppo si stanno muovendo adesso ed è una cosa allucinante che un Doganter ha fatto vedere al telegiornale ucraino l'autorizzazione a sparare agli animali, lui spara dalla finestra e gira col veleno, datagli dal ministero ucraino. Io ho segnalato questa cosa perché lui va anche in televisione e si fa pubblicità, lui va in televisione chiaramente a dire quello che non fa il governo facciamo noi Doganter. Quindi c'è questa legge, come ho detto al viceministro, chiaramente loro cadono dalle nuvole, gli ho detto voi avete una legge 2006 paragrafo 17 che dice che non si possono avvelenare gli animali e poi mandate in televisione un Doganter che dice che lui va in giro ad avvelenare gli animali, questa è una cosa allucinante. Ecco, ancora due domande, la prima è che i telespettatori si saranno incuriositi di questo personaggio Andrea Cisternino, detto Brianzolo di Pontelambro, fotoreporter ma abita a Kiev, convinto, impegnato sul fronte degli animalisti. Come mai questa residenza così lontano dalla Brianza nativa? Perché mi sono sposato a Kiev, ho conosciuto una ragazza di Kiev, ci siamo sposati 3 anni fa e, essendo fotografo, ho deciso di restare a Kiev per iniziare una nuova avventura. Poi avevamo quasi deciso di rientrare in Italia e poi ho scoperto questa cosa, quindi abbiamo deciso di fermarci perché bisognava andare avanti a documentare questa brutta storia. Era mio dovere essendo fotografo. E quindi devo dire che mi trovo bene, a parte questa storia. E poi vabbè, ho aperto il mio studio che adesso è fermo da 5 mesi perché non riesco a lavorare, perché sono sempre in giro a fare interviste per denunciare questa situazione. E però va bene, mi manca Como perché io amo tantissimo Como, per me è la città più bella del mondo, e però con questa intervista riesco anche a tornare a Como a farci un girettino. E niente, mi sono sposato, ho deciso di rimanere là per iniziare una nuova avventura e vediamo insomma. Ecco, invece l'ultima domanda è questa: alcuni telespettatori sicuramente si saranno interessati, immedesimati nella denuncia di Andrea, cosa possono fare per collaborare, per contribuire a questa campagna che tende appunto a arrestare, a fermare, a debellare questa azione così violenta e selvaggia? Ma il mio compito, oltre a quello di denunciare, è quello di salvare questi animali, perché purtroppo i volontari di strada non hanno soldi, perché prima si vedevano, prima che arrivassi io, si vedevano dei video che mettevano loro di animali che stavano morendo, avvelenati, e la gente si indignava. Ma perché? Chiedevano, ma perché li filmano e non li salvano? Purtroppo non hanno soldi. Io addirittura mi sono trovato domenica scorsa, mi hanno chiamato a mezzanotte per dei cani avvelenati, sono corso in clinica e addirittura i veterinari della clinica non volevano i randagi in clinica perché dicevano che i randagi non hanno i diritti degli altri cani. Io ho dovuto litigare, ho detto io non mi interessa, io pago e voi dovete curare questi cani. Gli hanno fatto le prime cure e poi l'hanno buttato fuori e quindi io alle 2 di notte ho dovuto cercare un'altra clinica dove portare questi cani. Quindi io sto cercando di salvare dei cani, poi purtroppo, come è successo a Lucy, l'ho salvata a marzo e 2 giorni fa me l'hanno ammazzata, ancora avvelenata purtroppo. E io ho una pagina che si chiama Io non posso parlare, punto punto punto, se tu la mia voce, che oggi conta circa 50.000 iscritti, dove ci sono iscritti anche dalla Germania, Francia, Svizzera, perché questo problema poi l'ho fatto conoscere un po' in tutta Europa, addirittura mi hanno fatto un'intervista da Melbourne, una cosa pazzesca, arrivata anche in Australia, dove io vendo un libro che io ho fatto che si chiama Randagi, storie di uomini e di animali. Il ricavato va tutto a questi animali per pagare le cure, il cibo e tutto quanto, per dare una mano a questi volontari. E poi anche tramite l'OIPA ucraina o l'OIPA, diciamo quella italiana, che è la sede madre, vengono raccolti dei fondi per questi randagi. Poi ho aperto anche un conto italiano per raccogliere questi fondi, che sono le prime cose che ho fatto prima di diventare delegato OIPA,
perché la gente mi possa aiutare veramente, perché purtroppo ci vogliono tanti soldi per salvare questi cani, e perché altrimenti i veterinari li buttano in mezzo alla strada, quindi io devo pagare cash, addirittura un mese di cure subito, altrimenti. Quindi adesso in Ucraina il telegiornale ha detto c'è un italiano che sta aiutando i randagi, adesso tutti i volontari di Donetsk stanno chiamando me e io purtroppo se ce la fa, quello, finché riesco ce la fa, insomma, finché riuscirò a sostenere queste spese andrò avanti, speriamo che arrivino donazioni, perché sto facendo il possibile e l'impossibile, perché in Ucraina i dog hunter, la UEFA vogliono ammazzare questi animali, io sto cercando di non dargli la soddisfazione di ammazzare questi animali. Quindi c'è un invito anche ai telespettatori di TVS di collaborare, di partecipare, di contribuire nei modi prima indicati. Grazie per questa intervista. Grazie a voi. Oggi siamo qui in un centro commerciale, abbiamo portato i primi volontari che voi conoscete, Piotr e Alina, adesso arriveranno gli altri, stiamo comprando il cibo per i randagi grazie alle vostre donazioni. E adesso vi faccio, vi volevano ringraziare sia Alina e Piotr, i mitici Alina e Piotr. Grazie mille per grande aiuto per i nostri animaletti a quattro zampe. Grazie mille. Quindi vedete che qualcosa di buono stiamo facendo, anche perché sia Alina che Piotr stanno iniziando anche a imparare a parlare italiano, questo è molto importante. Grazie a tutti per sempre per l'aiuto che ci state dando. Hanno ritenuto opportuno operarla lì sul sacco perché ha due pallini di piombo ancora nel corpo, uno molto vicino alla spina. Sì. Va bene, ci siamo. Massimo Invernizzi di Asso è il punto di riferimento territoriale per questa azione di Andrea che prima abbiamo illustrato in una lunga intervista. Come mai questa iniziativa, come mai questa partecipazione, come mai questo impegno? Ma semplicemente perché io conosco Andrea da un sacco di tempo, è una bravissima persona e si è attivato da ormai parecchio tempo su questa battaglia e mi ha chiesto una piccola collaborazione per quello che potevo fare io per organizzare degli incontri con la stampa locale, con le televisioni locali e per portarlo, accompagnarlo un po' in queste sue conferenze che sta facendo in questo periodo qui in Italia. Ecco, ha una lunga serie di conferenze in Italia, possiamo menzionarne qualcune in diverse città? Ma c'è Firenze, Ravenna, Milano, sono varie le località. Adesso andremo ancora una volta a Firenze, poi lo porterò a Bologna e poi a Ravenna. A Bologna in particolare sono rimasto un pochettino affezionato anche io perché l'ultima volta che è venuto, una ventina di giorni fa, a portare Ciliegia, che è il cane un po' simbolo di questa strage, che è stato adottato da una ragazza di Bologna, e adesso torniamo per vedere un attimino come sta, insomma, per vedere se sta bene, ma comunque io so già che sta benissimo e ha cambiato anche molto.
molto l'espressione, il viso, il cane è più... Beh, diciamo contento, qualcosa su questo cane simbolo, ciliegia, è un cane che arriva da dove? È un cane che arriva direttamente dall'Ucraina, quindi dalle stragi che sono state perpetrate e che continuano ad essere perpetrate in Ucraina. Se mi ricordo bene, gli hanno sparato a questa cagnolina insieme ai suoi cuccioli. I cuccioli mi sembra che siano stati uccisi e la cagnolina invece è rimasta paralizzata sulle zampe posteriori. E questa ragazza italiana ha visto questo documento su internet, credo, sul TG2, e è rimasta colpita e ha chiesto direttamente ad Andrea se era possibile adottare questo cane, e Andrea ha fatto in modo che questo si è reso possibile, insomma. Ecco, c'è questo esempio che arriva da Bologna, è possibile anche l'adozione di altri esemplari? Io credo di sì, anche se la strada, da quello che mi ha spiegato Andrea, è molto, molto difficile, molto dura. Adesso credo che Andrea sia impegnato sul fronte di un altro cane che è possibile adottare, ma ripeto, la cosa non è una cosa semplice, sono tutti i preparativi che ci sono dietro, fare le carte, riuscire a fare i permessi per portare poi fuori il cane, quindi è una strada molto, molto difficile. Questi vogliono ammazzare questi cani.